Ehi la ciurma, io sono Mazzateste e questo è un video di Stardew Valley. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Io sono un bambino felicissimo, proprio felicissimo. Ho comprato, non ho potuto resistere, il nuovo Humble Monthly, che è quello mensile. Perché Stardew Valley era un titolo che desideravo da davvero troppo, troppo, troppo tempo. Allora, voi non sapete, ma io sono un fan sfegatato di Harvest Moon, anche se ho giocato solo due titoli della serie Harvest Moon, che sono Harvest Moon Friends of Mineral Town e Harvest Moon Hero of Leaf Valley. E li ho adorati con tutto me stesso, cioè forse una delle saghe che ho amato di più è quella di Harvest Moon. Harvest Moon, come immaginerete o come saprete, non c'è per computer, non hanno fatto mai nessun titolo per computer, sono principalmente per console Nintendo e per PSP, PS Vita forse, comunque per console portatili. E non c'era niente su computer fino a Stardew Valley. Mi hanno detto tutti che è una roba favolosa e in più è per computer. Oddio. Cioè è un seguito di Harvest Moon per computer. Io non so cosa possa esistere di più. L'unica cosa è che mi fa davvero schifo è che la grafica è fatta tipo RPG Maker. E lo stile di RPG Maker per la grafica mi fa davvero, ma non schifo di più. Cioè, se vedo un gioco che è fatto con RPG Maker o con la stessa grafica, mi viene proprio un tumore dentro. Ma è un seguito di Harvest Moon e quindi è per computer. Io non lo so. Io sto. Vedo arcobaleni che volano. Allora, Name è sempre Mazzetes lui, dai. Lo faccio un maschietto, dai. Il nome della fattoria è Mario Chicco, ci sta? Questa è una cosa che mi porto dietro da tantissimi Harvest Moon. Si chiamava sempre la fattoria di Mario Chicco. E anche una storia dietro, ma ve la racconterò più avanti forse. Ma non credo che farò mai una serie su questo. Giusto un video estemporaneo per far vedere come. Oddio, è troppo favoloso. Il progetto preferito. Tra l'altro non ho visto nessun gameplay mai di Harvest Moon per non spoilerarmi, no? A parte i primi 5 minuti di gioco. L'oggetto preferito. Cos'è un oggetto preferito per Mazzetes? È una domanda molto difficile. Intanto vediamo un po' che. Allora, quanti tipi di pelle ha? Tantissimi, vediamo l'ultima qual è? 24, ok. La 1 mi piace. La 12 anche. Ho anche la 24. Ma forse la 12 mi piace di più. Sì, che è un pochettino più scuretta ed è meglio perché è più da agricoltore, nel senso che se uno lavora ha la pelle un po' più scura. Capelli, no, forse i primi erano carini, anche i 5 però non è male. Questo qua è troppo assurdo, no? 14, solo questo tranquillo, ma però mi sembra troppo tranquillo. Ma anche i capelli femminili nel mezzo, sì, tutti insieme. Allora, ma quanti ce n'è? No, l'uno mi piace abbastanza. Sì, è tranquillo, niente di strano. Allora, la maglietta. Prendiamo una maglietta. La 8 mi piace molto, con tipo salopette. Anche questa fa troppo contadino, bellissimo. Ho sempre desiderato avere delle bretelle per andare nell'orto. Ma ho avuto delle bretelle in passato, ma non le ho mai usate per andare all'orto in realtà, ecco. Dai, scegliamo qualcosa di bello. No, quelli sono tutti femminili. Il gilettino. Quanti ce n'è? Crebbio. Dai, così mi piace. Accessorio.
Ma si vede malissimo la barba, però. Cos che faccia questo? Oddio! È troppo spesso. È spettacolare. Qua c'è una barba tipo talebano. Qua c'è dei baffi tipo Mussolini. Questi sono tipo Dalì. Una cosa simile. Dalì alla. Ma credo che lo lascerò senza niente perché ho con i baffi alla Dalì. Dove sono andati? Ma non si vede neanche tanto, facciamo senza niente, va? Oddio, il colore degli occhi, il colore dei capelli, il colore dei pantaloni. E devo schiarirli un pochettino, se no non stanno bene con. Ok, così stanno un po' meglio. Colore degli occhi, no, il colore marrone mi piace molto. Dei capelli, forse un pochettino più biondi. Sì, mi sembra un paglia, tipo così. Così mi piacciono, forse un po' più così. No, era meglio prima. Così, dai. Animale gatto tutta la vita, gatto tutta la vita. Cos'è questo però? Ci sono degli start diversi. Put limit your farming space. Rocky terrain and winding river make it difficult to design your farm. No, spettacolo! Però la cosa preferita probabilmente la cosa con cui vorrei essere abbandonato su un'isola deserta, un libro. Non c'è niente nella vita come un libro. Ok, sì, questa è l'intro, l'ho già vista. L'ho già vista. E per il mio nipotino speciale, voglio che abbia questa busta sigillata. No, no, non aprirla ancora, abbi pazienza. Ora, ascolta attentamente. Ci sarà un giorno quando ti sentirai abbattuto dal burden, non so come dire, però della vita moderna. E il tuo spirito sveglio si spegnerà dietro una crescente, un vuoto crescente. Quando accadrà questo, mio ragazzo, tu sarai pronto per questo regalo. Ora lascia che il nonno si riposi. 20 anni dopo credo che il nonno sia già morto, ma non sento più audio, è possibile? Non sento più audio, boh. Gioja con il trattino sotto tipo Amazon. Questa mi sembra una bella frecciatona. Sono tutti che lavorano. C'è anche un cadavere. Mi ricorda tanto l'inizio di. Come si chiama? The Stanley Parable, tra l'altro bellissimo gioco, se per caso non avete mai giocato vi consiglio di giocare. Posso mettervi al cassetto? No, devo aprire. Caro Mazzateste, sì, sto cellulare adesso lo stacco perché mi ha anche rotto un po' le scatole, scusate. Se stai leggendo questo devi essere in grande necessità di cambiamento. La stessa cosa capitò a me molto tempo fa. Ho perso di vista quello che importava maggiormente nella vita, le connessioni reali con altre persone e con la natura. Così ho lasciato tutto e mi sono trasferito nel luogo a cui realmente ho appartenuto. Non so cosa voglia dire questa prima frase. I'm closed with it to that place. Il mio orgoglio e la mia gioia.
Mario Chicco Farm. It's located, è locata, cioè si trova nella vallata di Stardew, nella costa del sud. È il posto perfetto per iniziare una nuova vita. Questo è il mio speciale regalo di tutto, cioè un regalo per tutto. E ora è tuo. So che renderai onore al tuo cognome, o il nome di famiglia, sì, comunque il cognome, mio ragazzo. Buona fortuna. Baci, nonno. Cioè, baci, amore, però, beh, insomma. PS, se Levi sei ancora vivo, salutalo da parte del vecchio, per me. Lo farai? Ah no, di ciao al vecchio uomo da parte mia. Lo farai? Non sento audio! Voglio sentire audio! Mi preoccupa che non sento niente. Oddio, muto, muto. Non sento. Ah no, so perché non sto sentendo, è una cavolata che ho fatto io, adesso devo altabbare, devo altabbare, scusatemi, arrivo subito. È una cavolata che ho fatto io, adesso dovrebbe risentirsi di nuovo. Sì, lo sento. Mezzo chilometro a Stardew Valley. No, che in realtà non è mezzo chilometro, perché le miglia non sono uguali ai chilometri, perché un miglio sono 1,20. 6 km forse, una roba del genere, o 1,24, non mi ricordo più. O forse molto di più. Vabbè, comunque, è più di 1 km, 1 miglio. Ciao, tu devi essere Mazzetes. Sì, sono Robin, il carpentiere locale. Il sindaco Levis mi ha mandato qui per accoglierti e mostrarti la strada per la tua nuova casa. È appena qua vicino. Ah, lui? No, scusa, lui è qui vicino. Mettendo a posto le cose per il tuo arrivo. La fattoria è appena qui dietro. Se mi segui. E seguiamola allora. È una donna, vero? Sì. Che bella, è spettacolare! Con gli stessi oggetti di Harvest Moon, è proprio Harvest Moon. E questo sarà di sicuro per spedire gli oggetti. Questa è la fattoria di Mario Kicko. Perché è terrorizzato? Che problema c'è? E infatti qual è? Sì, c'è un po' di disordine, ma c'è un buon suolo sotto. Beh, altrimenti non sarebbe cresciuto tutto rigoglioso. Appunto sotto questo caos con un po' di impegno l'avrai pulita in poco tempo. C'è una busta? E qui ecco la tua nuova casa! Yeah! Adesso arriverà il sindaco, infatti, eccolo. È il nuovo contadino. Benvenuto, sono Lewis, sindaco di Pelican Town. Sai, ognuno. Tutti si stavano chiedendo di te. Non capita tutti i giorni che qualcuno di nuovo si traslochi qui. È un grande evento. È quasi un grande evento, diciamo. Quindi ti stai trasferendo nel cottage del tuo nonno. Tra l'altro, Levi è lo stesso che c'era un tempo, che ci diceva il nonno di salutare. È una bella casa, molto rustica. Rustica mi preoccupa un po'. Di solito quando vendono le case c'è scritto rustica, vuol dire che è una casa vecchia. Rustica? Questo è un modo di vederla. Robin ci ha preso. Probabilmente è una casa vecchia. Krusty? Eh sì, Krusty credo che sia tipo. Che
ha subito il passare degli anni, ecco. Potrebbe essere un pochettino più adatto, secondo me. Non ascoltarla, Mazzitesse. Sta giusto cercando di scoraggiarti così. Ah! No, di farti sentire insoddisfatto, così che comprerai da lei uno degli upgrade della casa. Comunque, dovresti essere stanco dal lungo viaggio. Dovresti riposarti un po'. Domani potrei esplorare la città un po' e presentarti. Le persone della città apprezzeranno di sicuro questo, cioè i cittadini, i tuoi concittadini lo apprezzeranno di sicuro. Ah, ho quasi dimenticato, se hai qualcosa da vendere, mettila in quel box qua dietro, in quella scatola dietro. Verrò durante la notte a raccoglierla. Ok, come sempre capita in Harvest Moon. Solo che di solito non veniva il sindaco, veniva un altro tizio che era tipo un fattorino. Bene, buona fortuna! E il carpettiere non ci ha neanche salutato, vabbè. E comunque dovete sapere che anche l'introduzione è tantissimo stile Harvest Moon, nel senso che chi è il creatore di Harvest Moon si è dovuto trasferire per lavoro dalla campagna alla città e ha creato Harvest Moon proprio per sopperire alla mancanza della vita contadina, del contatto con le persone, del contatto con la natura che aveva quando era in campagna. E quindi questo stile di Stardew Valley, secondo me, è proprio ricalcato dal creatore di Harvest Moon. E quasi di certo chi ha creato Stardew Valley ha amato all'impazzata Harvest Moon, perché non ci sono alternative. C'è anche la casetta, è identico, c'è il televisore, c'è il tavolino, c'è il letto, c'è il camino, il quadro. C'è un pacco regalo! Perché sto tirando dei colpi che non accetta un pacco regalo? Non si apre, cosa devo fare? Ah, col destro! 16 semi di parsnip. Cos'è già il parsnip? Ah, così c'è qualcosa così puoi. Cioè, c'è qualcosa così puoi iniziare. Ottimo! Qua cosa c'è scritto? Giorno. Getting started. Se vuoi diventare un contadino, devi iniziare dalle basi. Usa la zappa per preparare il suolo, poi usa un pacchetto di semi sul suolo. Pronto per piantare una pianta. Bagnalo ogni giorno fino a che non è pronto per essere raccolto. Ah, ok, quindi quello vuol dire devi fare. Sono delle missioni, ecco. Introduzioni. Sarà un bel gesto di introdurti ai cittadini. Alcuni saranno ansiosi di conoscere il nuovo contadino. Ok, dobbiamo incontrare altre 26 persone. E qua getting started. Ah, un parsnip che non so cosa sia. Andiamo a controllare. Non c'è l'overlay di Steam. Oddio, mi sento perso. Cos'è un parsnip? Ditemi subito cos'è un parsnip. Ok, Google. Perché Google non funziona quando ne hai bisogno? Ok, Google. Non ne vuole sapere. Parsnip, volevo fare il figo con ok Google, ma no, non c'è. Google non c'è. Pastinaca sativa. Parsnip, ecco, dizionario di inglese e italiano. Pastinaca. Cresce bene nei climi freddi. Al forno con il rosmarino. Non sapevo cosa fosse la pastinaca. Parsinaca, pastinaca. Cos'è che dice? Pastinaca. Boh, oggi abbiamo conosciuto cos'è la pastinaca. Yeah. Oh, Dio, cos'è questa? È l'energia. Ok.
Ma ho già preso così tanta energia a far niente. Ah, forse perché ho picchiato l'affare. No, ma mettile via, non voglio i semi adesso. Ah, ok, si sposta in base agli oggetti che ci sono. Ottimo, ottima cosa. Qua... Ah, oddio, posso spostare gli oggetti. Posso spostare gli oggetti! No, ma non voglio spostarlo. Volevo giusto vedere la TV. Posso vederla così? Col destro? No? No, non faccio niente. Oddio, no, spegni, 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 spegni che ci va a fuoco la casa. Abbiamo una casa di legno. Allora, abbiamo un'ascia, una zappa, un innaffiatoio, un piccone, un falce e delle pastinaca, dei semi di pastinaca. Allora, quindi io andrei, punto primo, 5 a togliere un po' di erba. Pulisce molto bene. Ottimo. Tagliamo questo alberello qua. Ok, 4 di legno. E toglierei questi cosilli qua. Senza impegnarci troppo, tanto se è come Harvest Moon ci... Si sporca subito, nel senso che le cose tornano, sporcano di nuovo. Non volevo fare là, vabbè. Ho preparato del suolo là. Allora, sono 4 che ho fatto, per 3 fa 12. E allora facciamo così che fa 15, giusto? Allora, poi... Stiamo coltivando la vita immensa. Allora, ah, ho raccolto dell'erba che era là in giro. Dobbiamo annaffiare tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stiamo sprecando l'acqua perché la butto dappertutto. Non sono capace a innaffiare. Se mi bagno anche i piedi, guardate. Spero che abbia gli stivaletti. Sì, ha gli stivaletti. Guarda che belli stivaletti. Allora, adesso andrò qua a riempire... No, non lo riempie qua? Non lo riempio dal laghetto? Oddio, come non lo riempio dal laghetto? Come lo riempio? Ah sì, lo riempio dal laghetto, ok. No, si vede non l'aveva preso prima. Oh, guarda se c'è qualcosa nella buca delle lettere, però togliamo sto affare. No, non c'è niente, si vede. Ah, ok, no, dice che non l'abbiamo imposta. Qua dentro possiamo poi spedire le cose, ma non abbiamo ancora niente da spedire. Wait, no, no. Cos'è il tasto ESC? Allora, inventario. Ok, quindi abbiamo slot per altra roba, non l'inventario lì. Ah no, questo deve essere uno zaino forse che dobbiamo mettere. Ci sono degli oggetti da equipaggiare, ottimo. Skill, bellissimo le skill, no! Bellissimo. Tutta gente che non conosciamo. E cos'è questo? Al giorno del compleanno, probabilmente, perché in Harvest Moon è molto importante ricordarsi il giorno del compleanno delle persone. E questi saranno i cuoricini come un Harvest Moon. Questa è la mappa in puro stile Harvest Moon, effettivamente. Noi siamo qua, proprio sotto l'autostrada, tra l'altro. Bella storia. Che schifo di posto. Beh, però dicono che il terreno è bello, quindi vabbè. Crafting? Woodfence? Woodpath? Gravel, cobblestone, c'è anche il crafting. Collezionabili? Pesci, artefatti, minerali, cibi. Ci sono i cibi! Sì, è un Harvest Moon bellissimo. General, ah, queste sono le opzioni. Autorun, show portraits, show merchant portraits, always show tool hit location. Questa potrebbe essere una bella idea. Hide tool hit location when moving. Pause when game window is inactive. Ottima cosa. Oddio, sta trascorrendo il tempo mentre siamo qui. Andiamo, 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 andiamo. Allora, vediamo cosa dice qua. No, voglio Bus stop Pelican Town. Ok, ma noi abbiamo ci siamo già stati al stop dell'autobus. Questo è da raccogliere? Sì. No, ma voglio metterlo via. Ah, ok. Lol.
Se è un vero Harvest Moon ci saranno un sacco di cose da raccogliere in giro. Salve signora. Salve. Salve. Carolina si chiama. Ciao, dovresti essere Mazzetesi, il nuovo contadino. Sono Carolina. Basta. Che cosa fai nella vita? Già, Jody. Ah, andiamo a salutare Jody allora. Ciao, Jody. Oh! Non sei esattamente come immaginavo, ma è ok. Io sono Jody. Ok. Ma già come mi è scesa l'energia, tra l'altro. Signora? Why? Boh. Ciao e benvenuto nella nostra piccola comunità, caro. Se vuoi chiamarmi... Ma puoi chiamarmi nonna se ti va. Ok. Questa sarà la piazza centrale, probabilmente. C'è un ragazzino qua. Ciao ragazzino. Vincent. O Vincent. Boh. Oh, uno straniero. Il mio nome è Vincent. Vincent, non lo so. Mamma dice di non parlare con gli stranieri, ma tu sembri a posto. Non ti spaccio droga, dai, stai tranquillo. Harvey, carino questo. Perché non ci abbiamo fatto il personaggio così? Non ci siamo fatti il personaggio così? Come parlo? È un piacere di incontrarti. Sono Harvey, il dottore locale. Ah, ok. Cosa c'è qua? Ha una casetta. È un marinaio. Andiamo con ordine. Finiamo sta zona, poi andiamo a vedere il resto. Sono già passate le ore. Cos'è? Oh, non è molto bravo in spelling e reading e math. No, spelling non è tanto bravo. Ci credo che sia buona come. Non lo so. Ah, potrebbe migliorare un po'. Ok, quella è la sua pagella tipo. È impostato con le nuove stazioni. Ma quali sono le nuove stazioni, scusate? Cioè, per uno che non sapesse niente. Ok. Ottimo! È come in Harvest Moon, che devi essere amico delle persone per entrare nelle stanze. Uova, pane, carote e latte. Beh, scusa un attimo, il pane è nel frigo? Sono pazzi questi americani, sono pazzi, sono completamente pazzi. Il pane nel frigo, non l'avevo mai visto. Ah, cestino vuoto. Come i peggio barboni andiamo sempre a controllare i cestini. E questo sarà il fratello di Vincent. Boh, qualcuno che non conosciamo comunque. E lassù c'è qualcun altro. Ah, guardiamo, magari... No, ho dubito che il dottore abbia queste stanze. Sam, no, non sappiamo neanche chi sia Sam. Qua non fa neanche. Non dice niente. Chi è? Sam? È una Jody. È una città quieta. Così è molto eccitante quando avviene qualcuno. Cioè, quando si trasferisce. O moves in vuol dire trasferire. E io dico sempre si muove. Avere un contadino intorno potrebbe veramente cambiare le cose. Ah, tra l'altro, sono tutte delle città contadine in Harvest Moon. E tu sei l'unico che coltiva la terra. Mai capita sta storia? Ma probabilmente anche qui in Stardew Valley. C'è una città di contadini e l'unico contadino è quello che è appena arrivato. Boh, del tipo, viviamo in campagna e compriamo tutto chimico nel supermercato. Logica di Harvest Moon e Stardew Valley e tutto. Ma si sta facendo tardi, tra l'altro. Io direi che possiamo anche concludere qui questo episodio. Spero che vi sia piaciuto, perché davvero volevo fare un video tipo reazione, ecco, su apriamo Stardew Valley. Continuerò un po', ma se volete vederne una serie, fatemelo sapere nei commenti. Se ci sono tanti mi piace, se il gioco attira... Oh, mi scusi, signorina, mi tolgo subito. Se
ottiene molti apprezzamenti, potrei magari pensarci di farci qualcosa. Pensare, quello là è il musicista, di sicuro, quello è il musicista, l'ho visto. E questa qua con tutto il seno all'aria? Sarebbe la signorina. Quindi vi invito a lasciare un mi piace, un commento qui sotto e iscrivervi se per caso l'aveste già fatto. E adesso lasciatemi stare, Stardew Valley. Ciao!